Siamo vicini alla festa del gatto, il 17 febbraio. Per l'occasione, nell'Auditorium della Nazione, si è tenuta un'iniziativa dal titolo Il gatto nell'arte. Il gatto come fonte di ispirazione artistica, le raffigurazioni di questo animale nella storia dell'arte. A fare un excursus storico nella produzione artistica dedicata al felino per eccellenza è la sovrintendente per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico Cristina Cidini, mentre la direttrice del Museo degli Argenti dell'Ufficio Catalogo e Ufficio Ricerche nella Sovrintendenza, Maria Sframeli, a introdurre le immagini dei quadri delle collezioni fiorentine che raffigurano gatti. Inoltre, all'inizio del convegno, è stata presentata la nuova campagna dell'ente protezione animali Chip al gatto, sull'importanza del chip e di un'anagrafe anche per i felini. Praticamente l'iniziativa coinvolge un po' la cura dei nostri felini di casa e vorremmo sensibilizzare, se possibile, all'utilizzo del chip anche per i nostri gatti, così come c'è per il cane. Quindi parte anche una anagrafe felina nazionale. Di conseguenza nel nostro ambulatorio veterinario di Via Ricasoli 73 Rosso, proprio alla sede dell'EMPA, dal 18 febbraio al 18 di aprile sarà possibile per i soci EMPA cippare il proprio gatto a un prezzo, insomma, di promozione dell'iniziativa di 15 euro. Anche l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze, Caterina Biti, ha appoggiato l'iniziativa. Quali sono i principali artisti che si sono ispirati al gatto nella loro opera? Moltissimi sono gli artisti che hanno ritratto davvero dei gatti nelle loro pitture, perché si tratta di un animale talmente diffuso, talmente amato, che ha un posto in scene sia sacre che profane. Credo che la più memorabile testimonianza dell'amore per questo piccolo felino sia stata lasciata da Leonardo da Vinci, che ha dedicato un intero foglio di studi ai gatti in tutte le possibili pose e tutti i possibili atteggiamenti, captando di questo straordinario felino soprattutto la flessuosità e quindi la possibilità di atteggiarsi, acciambellarsi, muoversi con questa grazia straordinaria senza creare angoli o curve, perché si tratta proprio di una creatura particolarmente flessuosa. Un altro grande artista è stato il Barocci, forse il primo che ha davvero raffigurato i gatti così come li vediamo, così come si pongono nelle nostre case. E poi tanti tanti altri, perché davvero è un soggetto che ha incontrato l'interesse degli artisti di tutti i tempi. E ha mai assunto un particolare valore, una particolare valenza simbolica nella storia dell'arte? Sì, è spesso proposto che il gatto in determinati contesti possa significare uno spirito negativo, addirittura una presenza diabolica. Per esempio nelle ultime scene si vede talvolta il gatto e il cane che litigano come se fossero le due istanze contrapposte del bene e del male. O il gatto di Lorenzo Lotto che nella Annunciazione è mostrato mentre fugge all'apparire dell'angelo. Tuttavia sono anche interpretazioni di cui si può dubitare, e io credo che più delle volte il gatto in arte raffigura davvero quello spirito domestico, quel genius loci che rende speciale le situazioni delle nostre case. Rispetto alle collezioni, quelle fiorentine, diciamo, in quali opere appaiono gatti? Dunque, gatti appaiono in moltissime opere. Si comincia dal museo archeologico, perché i più antichi gatti presenti nelle collezioni fiorentine risalgono al collezionismo mediceo e lorenese. Si sa che prima, per esempio, del 1777, che era già nelle collezioni un sistro, cioè uno strumento musicale, raffigurato addirittura una famiglia di gattini. Poi si passa al Rinascimento, all'attenzione dei gatti, e non sono appunto i gatti quelli raffigurati nei cenacoli, che sono molto statici e molto poco umani, direi, ma sono proprio i gatti dei grandi artisti, gatti, la Madonna appunto dipinta da Leonardo, un bambino che stringe il gatto, che cerca di divincolarsi dalla presa, è una delle prime importanti raffigurazioni di gatti. E poi man mano che si va, il gatto passa dall'essere rappresentazione o simbolica o comunque una presenza caricata di qualche significato, si passa proprio alla rappresentazione domestica. Mi vengono in mente i quadri dei Bassano, della Galleria degli Uffizi, dove uno stesso gatto è raffigurato da tutta la famiglia. Ora ovviamente non può essere un gatto così longevo, soprattutto pensando al periodo in cui ha vissuto, cioè il 500,
momento, però evidentemente questo gatto col tigrato sul dorso e col petto bianco e le zampette bianche davanti e il musetto bianco era il gatto di casa loro, perché lo raffigura sia Jacopo Bassano sia tutti e tre i figli con una durata di tempo molto lunga, e quindi era un gesto affettuoso. E poi si passa all'Ottocento, c'è un artista che si chiama Zaballi che raffigura il gatto indirettamente, cioè nel proprio autoritratto lui dipinge un abbozzo di gatto, si vede davanti a una tela su cui sta dipingendo il proprio gatto, e gli affida con un distico molto carino la propria fama. Il 600 per esempio è un momento in cui nella pittura di genere si raffigurano molto i gatti. E poi l'Ottocento anche molto, dove addirittura il gatto entra nei salotti borghesi e viene raffigurato in tutte le forme. Addirittura alla Galleria d'Arte Moderna è conservato uno scaldamano in ceramica dove si poteva inserire l'acqua calda, e quindi si coccolava sia un gatto in ceramica come il gatto di casa.